Il sumaco, conosciuto anche col nome di sumac, è una spezia caratterizzata da buone proprietà antiossidanti. Si ricava dalla pianta, nome scientifico Ruscoriaria, appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae. La pianta si presenta sotto forma di un arbusto che può raggiungere i 3 metri di altezza. Le sue foglie sono seghettate e fiorisce in primavera ed in estate. Per la preparazione della spezia, i frutti vengono raccolti tra luglio e settembre, quando non sono ancora giunti a maturazione, e vengono poi fatti essiccare. Ad essiccazione avvenuta, i frutti vengono tritati, e si ottiene così la spezia, chiamata sommacco o sumac. La pianta è abbastanza diffusa in Europa meridionale ed in Medio Oriente. Il sommacco contiene acqua, proteine, fibre, carboidrati, ceneri, grassi ed olio essenziale, in cui si trova la maggior parte delle sostanze con proprietà terapeutiche. È una buona fonte di minerali. E precisamente contiene fosforo, potassio, rame, ferro, zinco, magnesio, calcio, sodio. Contiene acido malico, acido oleico, acido linoleico e acido stearico. Il sommacco contiene circa il 23% di tannino, che insieme alle sostanze coloranti in esso contenute, viene principalmente utilizzato a livello industriale per la tintura dei tessuti, in quanto ha proprietà fissanti molto buone. In ultimo, la pianta contiene un'alta percentuale di sostanze antiossidanti, che come sappiamo, hanno un'attività anti-invecchiamento nei confronti delle cellule del nostro organismo, nonché benefici effetti sulla nostra salute. Grazie alle sostanze contenute nelle foglie, nei frutti e nell'olio essenziale da esso ricavato, ha diverse virtù. Ha innanzitutto proprietà antibatteriche, antifungine, febbrifughe, diuretiche ed antinfiammatorie. L'estratto delle foglie ha dimostrato di avere effetti benefici sul sistema cardiovascolare. Le foglie contengono infatti gallotamini che hanno principalmente proprietà antischemiche. L'estratto dei frutti ha dimostrato invece di avere proprietà ipoglicemizzanti. La proprietà più importante di questa spezia è senza dubbio quella antiossidante. Il sommacco infatti è uno degli alimenti con il più alto potere antiossidante al mondo. Per farne comprendere bene il valore, si è soliti paragonare il potere antiossidante del sumac o sommacco con quello della mela. Quest'ultima è ritenuta un buon alimento con proprietà antiossidanti. Pensate che la spezia, dal punto di vista delle proprietà antiossidanti, è ben 73 volte più potente della mela. La grande abbondanza di antiossidanti contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi. Si hanno così benefici in termini di prevenzione nei confronti di diverse patologie. Dai tumori alle malattie cardiovascolari. Nel nostro paese, il sumac non è molto conosciuto. Mentre invece in alcuni paesi orientali, il suo utilizzo in cucina è particolarmente diffuso. In Turchia, per esempio, viene utilizzato per la preparazione di insalate. In altri paesi, invece, viene utilizzato per insaporire piatti a base di legumi, come ad esempio fagioli e lenticchie. Un altro uso del sommacco è quello di acidificante. In pratica, si utilizza per il condimento di alcuni piatti, in sostituzione di limone e aceto. In Libano e Siria, il sumac viene utilizzato per insaporire carne e pesce. In Nord Africa invece, insieme al timo e al sesamo, viene utilizzato per preparare una miscela di spezie, chiamata za'atar. Esistono due principali specie di questa pianta. La Ruscoriaria e la Rus aromatica. In totale però, sono moltissime le varietà. Ed alcune di queste sono tossiche per l'uomo. Come ad esempio, quella ornamentale. È importante quindi fare attenzione a non confondere le varie specie in caso di raccolta ed utilizzo. Il sommacco viene tuttora coltivato in Sicilia. Ma ormai da anni la sua coltivazione è in continua decrescita. La causa è l'enorme svalutazione che questa spezia ha subito nel tempo.
La spezia ha raggiunto il massimo del suo prezzo negli anni 20, ma da allora, il suo valore sul mercato ha subito una decrescita inesorabile. Ad oggi la sua coltivazione è in passivo, dal punto di vista economico. Sin dai tempi più antichi, il sommacco era utilizzato per la concia delle pelli. Ma era anche utilizzato nell'alimentazione, per le sue proprietà terapeutiche. Ricordiamo che le sue bacche, se consumate quando non ancora mature, sono tossiche. Sembra che già nell'antichità, Dioscoride fosse a conoscenza delle proprietà antinfiammatorie del sumac. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.